ascolti, voi c'hai delle armi, non ci sa un cazzo, fatevi da parte, fatevi, dai! Ma chi è? Dai! Vogliamo andare a dire al ministro Profumo che sta là dentro insieme al presidente Giuliano Amato, probabile futuro presidente del Consiglio, che questa crisi che continuano a scaricare su di noi, noi gliela rigettiamo addosso. Tutte le misure di austerità, le misure di esclusione che il ministro Profumo tenta di approvare di settimana in settimana, nonostante questo sia un governo dimissionario, alla conferenza Stato-Regioni, il suo decreto Profumo, noi non l'accettiamo, perché non accettiamo che continuino ad aumentare i ritmi di produttività studentesca, non accettiamo il fatto che il loro merito significhi per noi esclusione, significhi sacrifici, fatica, sofferenza. Io sono uno studente borsista, come me molti altri, e l'unica risposta che sanno dare, come possiamo ben vedere qui, è la polizia. Noi volevamo entrare, loro hanno iniziato a spingerci e ci hanno preso a botte e a manganellate. Questa è la risposta che sanno dare. Noi siamo qui davanti, rimaniamo qui davanti perché vogliamo continuare a entrare, nonostante tutto, perché noi siamo incazzati, abbiamo un certo tipo di rabbia che loro non possono neanche comprendere perché sono sempre chiusi là dentro in questi palazzi scortati dalla polizia.